Io ho sempre creduto in un comune aperto e di piazza più che di palazzo. E quindi questo impegno, questa presenza e anche questo colloquiare, diciamo, che voi fate in questi 3 giorni, dal quale sicuramente si ricaveranno dei dati, io credo che possa essere utile anche a noi amministratori, per operare delle scelte, per avere sempre fresco il polso dei nostri cittadini. Il nostro territorio è il territorio del Rubicone, perché quando si parla di crisi economica chiaramente si fa un riferimento territoriale più che comune. È una crisi che è arrivata più tardi, perché abbiamo piccole e medie imprese che sicuramente hanno sentito in modo meno immediato, diciamo, l'arrivo della crisi, però adesso sta arrivando anche per loro. Speriamo che finisca, così magari la subiamo per meno tempo. Il comune di Savignano è stato il primo comune nella provincia che ha messo, prima ancora della provincia, prima ancora della regione, ha messo a disposizione delle imprese e delle famiglie in difficoltà una cifra considerevole, perché noi l'anno scorso abbiamo messo 50.000 euro a disposizione, in parte per le famiglie che avevano difficoltà legate al momento di crisi, tipo genitori in cassa integrazione o addirittura senza lavoro, e altri 30.000 euro per le imprese in difficoltà, cercando appunto di dare un sostegno che noi riteniamo temporaneo appunto per superare questo momento di difficoltà. E poi dietro a noi sono venuti anche contributi da parte della provincia, contributi da parte della regione, per cui adesso ci sentiamo sicuramente sostenuti in questo nostro impegno. Impegni anche da parte di enti bancari, per esempio la Romagna Est qui si è impegnata anche lei su questo fronte in modo molto forte. Hanno giocato molto a favore di questo raggiungimento del primo posto l'apertura che abbiamo avuto negli anni l'anno scorso di 3 locali, nuovi ristoranti qui a Savignano, e poi l'implementazione chiaramente che Savignano ha sempre dato, però nel corso del tempo, alle strutture sportive e anche alle attività di piazza, le manifestazioni, quindi alla cultura. Il benessere non è solo legato appunto alle disponibilità economiche delle persone, ma anche alla possibilità di svolgere delle azioni, di vivere in un ambiente sereno e anche con delle possibilità di tempo libero più gradevoli, più vicine alle varie sensibilità. Ecco. Non è la massima della provincia, perché abbiamo comuni che arrivano anche al 20% e più, però è una percentuale molto alta. E quando mi fanno domande su questo tema, io dico sempre questo: prima di tutto che noi utilizziamo gran parte di questi stranieri e nelle imprese del territorio, che vanno dall'agricoltura all'industria, alla calzatura, a quant'altro, e quindi sono persone che versano anche un loro contributo alla comunità. La seconda cosa è che se arrivano immigrati, l'immigrato non va dove c'è povertà, va dove c'è benessere. E quindi evidentemente questa è una zona dove c'è un'attrattiva legata appunto anche alle condizioni economiche di questo territorio. La terza cosa, che è un po' a volte anche questa, è una risposta ai cittadini: gli immigrati vanno anche dove ci sono abitazioni, le abitazioni non gliele do io in gran parte, gliele danno loro. E quindi non si può lamentare la presenza di queste persone senza poi rendersi responsabili del fatto che, se non li vuoi, devi anche adottare tutta una serie di politiche che impediscano di collocarsi su un determinato territorio. Ecco.